appuntamento giornaliero con Fattoria Fratelli Capone. E allora oggi andiamo avanti e vediamo un pochettino cosa troviamo di buono. Dando, diamo un'occhiata al mercatino dell'usato. Allora, per il momento non ne ho bisogno, quindi allora radura campo 36. Ok, presto oggetto. Eccoci qua. Perderemo qualche credito, ma sicuramente eviteremo l'usura dei nostri mezzi. E vorrei approfittare, come sempre, per ringraziare tutti quanti voi che durante le repliche del canale vi iscrivete. So, hi everyone, welcome to our appointment with our daily appointment with Farming 22 with the title Fattoria Fratelli Capone. Today we will go on trying to let our farm grow up and looking for the a better time, a better weather, where we will finally work on the fields and try to earn extra money. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Farming Simulator 22 Fattoria Fratelli Capone. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure en essayant de faire grandir notre ferme et surtout, nous allons essayer encore une fois de grandir. E allora, dispieghiamo il mezzo e attiviamo la GPS. Settiamo. Qua ci sono anche delle pietre da raccogliere. Allora, perfetto, allora ci mettiamo così, cercando, adesso andremo a settare la GPS sul mezzo. Io ad esempio ho trovato il tutorial fatto da Robimel molto semplice e molto efficace, e ovviamente vi sono scritto i comandi qui su un foglio. Quindi, per attivare il GPS dobbiamo premere Alt e C. E adesso, se ci avete fatto caso, nella parte destra si sono illuminate le barre lì. Poi dice Ctrl S, apri menu. Quindi Ctrl S, apriamo il menu, mettiamo larghezza automatica, ok, poi mettiamo guidance questa qua. Allora, arrivato a questo punto, facciamo bossa.a. Cosa molto importante, evitate di andare non proprio dritti, quindi come dice Robimel, fate poca strada e poi fermatevi. Quindi Ctrl S, imposta.b. E fatto, vediamo un po'.
Esci. Ok, perfetto, adesso ho impostato la GPS. Ora, per attivare la guida, dobbiamo premere il tasto Alt X e con questo beep ci avvisa che è in funzione. E appunto in funzione la il sistema GPS. Ho messo anche la guida automatica, quindi non dobbiamo fare altro che arrivare al limbo del campo. Anzi, forse questo deve essere girato al contrario, mi sa. Abbassare e non toccare nulla. Non bisogna toccare lo sterzo, anche se in questo caso noi abbiamo attivata la funzione che praticamente la GPS o il GPS sarà lui a correggere eventuali cambi di direzione non ottimali per del mezzo, e quindi adesso andrà sempre dritto. If you want to activate the function of the GPS, you have to use the keys Alt and C. We'll activate the GPS. Then you have to open the menu, so you have to type Control and S. You have to open the menu and use the function point A plus B. Then you have to set and go straight on. So you have to set up you have to replace yourself straight on the field. So I will repeat all the operation. Je vais répéter les opérations. Donc, on va. Alt C. And then, et après, Ctrl S, Ctrl S. Puis, ici, posta, point A, you start. Vous partez, vous faites un peu de mètres, puis vous arrêtez et vous tapez ici. Donc après, vous you have to load your item and go straight on. Qu'est-ce que ça vient là? This is not the best way to use the GPS. So in this case we have to repeat. I must set up again the parameters. That's why the job is not so good.
ovviamente, siccome siamo anche fuori traiettoria, ci appare quella linea rossa, quindi noi ritorniamo qua. Beh, qua ovviamente arriverà, quindi la GPS è già stata attivata, quindi Alt più C non lo premiamo. Ctrl S, apriamo i parametri. Selezioniamo questo, andiamo avanti, usciamo, andiamo un po' avanti. Riapriamo il menu con Ctrl S, imposta B. E adesso abbiamo la nostra linea. Quindi Ctrl S, stairs, quindi rifacciamo di nuovo. In questo caso attivata la guida automatica. This is the automatic guide. Quindi ritorniamo indietro, rifacciamo il tutto. Ma sì, in realtà mi devo mettere più. È così. Ok, diciamo che in realtà conviene l'altra parte, quindi rifacciamo l'operazione, ma stavolta la facciamo con la lama nel punto ideale, altrimenti si può anche cambiare il verso. Non solo in verticale, ma in senso orizzontale. Io ovviamente ringrazio come sempre Robby Mel per aver fatto un tutorial eccezionale, come sempre. Se non conoscete Robby Mel, vi invito a passare nel suo canale Robby Mel 81. È davvero bravissimo, molto ma molto più bravo di me. Quindi ritorniamo indietro. Ovviamente giriamo l'aratro. Ecco qua, diciamo che siamo abbastanza allineati, quindi adesso riapriamo il menu, quindi abbiamo attivato la GPS con Alt più C, adesso dobbiamo aprire il menu, quindi Ctrl S, apriamo AB dritto, perfetto, poi imposta.A, usciamo e facciamo qualche metro, ci fermiamo. Ripremiamo Ctrl S, imposta B. E adesso lui ha impostato la traiettoria. Probabilmente andremo un po' storti. Quindi adesso premiamo, abbassiamo l'attrezzo. Premiamo il tasto. Del combi, ma questo sta andando. Ah, ecco, vedi? Ok. Per chi non è stato settato lato guidance, in effetti. Quindi adesso lo impostiamo su quest'altra porzione di terreno. Ecco qua. Quindi Ctrl S, riapriamo il menu, imposta A, usciamo, facciamo qualche metro, andando dritti ci fermiamo, Ctrl S, imposta B, poi ovviamente abbassiamo, poi premiamo. Andiamo a Ctrl C, attiviamo
attiva GPS Alt X. Ecco. Poi adesso facciamo visualizzare Alt UC. Ed ecco qui che no. Allora adesso faremo la guida semi-manuale. Willa Gippo, buongiorno. Scusami se non ti ho risposto prima, ma stavo cercando di fare questo mezzo tutorial qua. Bentornato in Livis, carissimo. Gippen, Gippen. Ho scoperto poi degli aggiornamenti di Range come funzionava il macchinario per mungere le mucche. Alla fine non andava messo il secchio, ma doveva essere messa direttamente la latta. E quindi ho trovato alla fine il modo, il metodo per mungere le mucche automaticamente. E penso che tra l'altro il macchinario per mungere il ferramento l'ha fatto arrivare direttamente in farm. Infatti all'inizio dicevo, ma questo dove l'ha messo sto attrezzo, perché non lo trovavo sulla piattaforma all'uscita. Poi dopo sono andato a vedere, ho detto ma fammi vedere se per caso l'ha messa, l'ha portata direttamente in farm. E come infatti stava già nella stalletta. Ma allora, arrivato a questo punto, visto che la mappa è stretta, caro Cippo, lo rifaccio nel verso orizzontale qua. Allora, vediamo se mi ricordo. E ovviamente ho visto il tutorial di Robimel, non lo so se l'hai visto. Ha fatto un tutorial sulla GPS qua, che è qualcosa di incredibile. Allora, questo giriamolo, cerchiamo di metterci dritti. Allora, facciamo così, scendiamo dal mezzo. Allora, per attivare il GPS si preme Alt e C. Ecco, adesso l'abbiamo attivato. Poi dobbiamo entrare nel menu, quindi Ctrl S. Ctrl S, andiamo nel menu. Poi io in questo caso attivo la guida automatica, che mi permetterà di far correggere al GPS direttamente un'eventuale variazione dell'inclinazione del terreno, e quindi il mezzo è soggetto a degli spostamenti. Quindi facciamo l'attrezzo e larghezza automatica, poi andiamo qui, cambiamo, siccome adesso noi vogliamo cambiare il verso. Allora, intanto vediamo se, ecco, ok. In questo caso non c'è bisogno, perché ci siamo già posizionati noi nel verso questo qui. Ma nel caso in cui ci fossimo messi nell'altro verso e avessimo voluto fare, boh, sono andato storto, quindi non va bene. Nel caso in cui avessimo voluto poi farlo nel verso opposto, allora avremmo dovuto dov'è? Schiacciare il pulsante questo qui. Quindi questo qui cancello, allora, quindi Ctrl S, imposto punto A, imposto punto A. Adesso Robby me l'ha detto di andare dritti e faremo pochi metri, ci fermiamo. Ctrl S, imposto B. Adesso noi ci abbiamo il mezzo che ci fa così perché è settato sulla retromarcia, ma appena noi innestiamo, ecco, è lui che parte. Quindi prima di partire dobbiamo attivare il GPS, quindi Alt ed X.
quindi Alt e C, poi attiva GPS, l'abbiamo fatto, attivo, vediamo un po', Alt X. Ok, adesso abbiamo attivato la guida automatica, quindi adesso abbassiamo l'aratro o l'attrezzo. A questo punto o premiamo l'acceleratore oppure premiamo il cruise control e lui farà tutto da solo. Ovviamente non ho capito il che. Ok, ma perfetto, perché se lo sto facendo io. Ok, quindi adesso lo facciamo in modalità manuale, quindi ci mettiamo così e cerchiamo di rimanere allineati alla linea lì. Al momento purtroppo per i giocatori su console, purtroppo loro non hanno questa funzione, però è da dire che è un'ottima cosa, insomma, la GPS. Premetto che io non l'ho mai usata nemmeno su Farming 19 e quindi è la prima volta che mi appresto a e mi avvicino a questo tipo di mod, o meglio implementazione, e quindi mi sa proprio che non ne potrò far più a meno, perché è decisamente qualcosa di molto comodo. Adesso dobbiamo cercare, questo non me lo fa vedere più, le linee, ah, ok, perfetto, solo che il mosso cambia un po' così, ecco qua, abbassiamo e cerchiamo di allinearci, di mantenere quanto più possibile la linea dritta, così almeno pure quando si fanno i lavori sui campi particolarmente grandi e soprattutto già con il raccolto che già è cresciuto, quindi se bisogna diserbare oppure bisogna usare il sarchiatore o altri attrezzi, questa GPS ci aiuta veramente tanto a far sì che, diciamo così, i margini di errori possano ridursi proprio al minimo. È bello pure sto class che mi hanno affidato. Poi ovviamente, come al mio solito, prima di chiudere il contratto vengo a raccogliere un po' di pietre qua, perché mi servono poi appena ho installato la mod per creare la calce viva, quella che mi ha consigliato la zappa storta, e poi dopo inizio a produrre un po' di calce viva, che è quella veramente costiccia e non poco. E scusatemi se poco, ma 400.000 lire di questi tempi, specie che c'è stata la moria delle vacche. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Willa Pitti, buongiorno. Eh beh, tu giustamente fai la pubblicità al gran maestro. Buongiorno, aspettate un momento. Io mi sono scusato, mi sono completamente scordato che io qua devo fare io gli onori di casa. Scusatemi. Allora, iniziamo. Allora, Gippen. Poi
Perfetto. Scusate ancora, ma qua è un po'. Quando sto qua, a volte mi dimentico di fare gli onori di casa. Quando sono particolarmente preso. Allora, ma qua l'aratro lo posso lasciare anche così. Abbassa. Poi abbiamo detto attiva guida GPS Alt X. Perfetto. Ok, adesso l'ho attivato. No, non ho attivato perfettamente niente. Quindi Alt X. Però questo. Ecco qua. Abbassiamo l'attrezzo. Poi per qualsiasi altra informazione, insomma, riguardante il tutorial che ha fatto RobbyMel81, basta andare su YouTube e digitare tutorial GPS, o semplicemente basta cercare RobbyMel81 nella barra della ricerca di YouTube, seguire il canale. E ovviamente se state ascoltando questo, diciamo, consiglio, salutatelo anche da parte mia. O comunque l'ha fatto proprio semplice semplice il tutorial, Vitti, veramente. Pure io che non ho mai utilizzato la GPS qua, veramente mi ha impressionato, l'ha fatto veramente bene. Ok, quindi credo di aver capito perché ha spostato l'assetto. Ok, sì. Ai ai ai, ho fatto un mezzo pasticcio, sarei potuto venire con l'attrezzatura mia qua. È vero, più piccolo, però non avrei avuto tutti questi problemi di manovra qua. Quindi abbiamo detto abbassiamo, poi Ctrl Alt X, quindi Alt X, e diamo gas. Senza toccare nulla. Vabbè, in questa cosa qui è stata attivata la guida assistita. Quindi, siccome poi c'è un po' di offset rispetto alla per l'attrezzo, quindi ha spostato il centro del mezzo, l'ha spostato più a destra, quindi è andato a compensare quel che riguarda l'offset appunto dell'attrezzo. E adesso è attiva la guida automatica. Ovviamente, se non attivate la guida automatica, una volta messi sulla traiettoria, come dice Robbyman, solo acceleratore, quindi cruise control senza toccare nulla. E il lavoro ovviamente ve l'ha fatto molto ma molto meglio, decisamente. Questo Pitti bisogna dirlo anche a Macio, però bisogna, lui mi pare che pure lui ha giocato a console PS5 se non ricordo male, e bisognerebbe dirgli di passare a PC come stanno le cose. Oh, capparoggero. Ma allora direi quasi quasi. Ma quasi quasi lo faccio così. Ok, quindi adesso se noi vogliamo cambiare lato, vediamo un po' se ricordo bene, andiamo nel menu Ctrl S e mi pare che così, perfetto, così ci cambia il verso del
del lavoro, quindi. Però questo pare che si mette così. Sì. Ok, la linea rossa ci dice il verso nel quale l'attrezzo deve essere posizionato. Perfetto, quindi ci mettiamo un po' più indietro, più o meno ci allineiamo, abbassiamo, CTRL X, sentiremo i beep, quindi CTRL X. Dice la rata è girata. Ah, perché sta abbassata. Vediamo se adesso lo prende. Abbassiamo con Alt X. Ecco, adesso abbiamo attivato la guida. Premiamo il cruise control, in questo caso vi consiglio, e il mezzo si allineerà. Ovviamente sta striscia è una mezza schifezza perché insomma l'attrezzo è così, o meglio forse so io che devo imparare ancora meglio a gestire sto GPS. Quindi il verde in questo caso sarà grosso modo in corrispondenza delle pale di taglio, diciamo così. Adesso dobbiamo soltanto andare avanti. Jeep, ci sei? Vedi un po' se ti è arrivata qualche notifica, Jeep. Ecco il GPS su. Noi non ci dobbiamo assolutamente preoccupare. Dobbiamo ricordarci soltanto di cercare di allinearci il più possibile. Ottimo. Se ti fa piacere, magari mi dai una mano. Insomma, allora, vediamo un po' se ruotando mi dà problemi. Sì, mi darà problemi perché l'attrezzo è settato. In questo caso l'ha settato sul lato destro. Quindi riabbassiamo, anzi andiamo un po' più avanti, facciamo un po' realisticamente. Quindi CTRL ALT C e DALTRO 1. Attiviamo. Perfetto, quindi Alt X e poi Cruise Control. Ovviamente, vedete? Mi sono scordato di abbassare. Quindi riabbassiamo. Poi Alt X. E non sono io che sto guidando. È il GPS che adesso va a compensare, quindi a correggere in maniera più precisa un eventuale dislivello. E poi alla fine con questo risulta molto molto più semplice. Una volta che avrò fatto Nota che aveva preso anche confidenza con l'applicazione, insomma, potrei riuscire a fare qualcosa di interessante, spero.
Vediamo un po'. Sound alert. Ok. Funziona, perfetto. Comunque alla fine, fra un aratro così che è inclinate, uno in linea, sinceramente, prendere sempre un aratro, anzi una riaggiatura, che più o meno fa il lavoro dell'aratro, ma qualcuno dice non genno proprio così. Eccoci qua. Allora, sulla linea rossa ci dobbiamo allineare. Abbassiamo. Alt X, io me lo so scritto perché altrimenti me lo scorto. Cruise control. In questo caso perché abbiamo attivato la guida assistita. Altrimenti, una volta messo sulla traiettoria, poi avrei dovuto cercare di tenere il mezzo quanto più allineato possibile alla linea. A che punto stiamo qua? Mamma mia, appena il 10%. Però 10.000 euro ci fanno comodi. Mercato dell'usato, niente ancora di buono. Ok, devo ovviamente mettere il pollaio per chi le uova qua le pagano a peso d'oro. Sì, perché non hai l'offset, o meglio, l'arreggiatore è lineare, quindi tu ti metti lì, essendo anche molto attaccato alla parte posteriore del trattore, quindi tu abbassi, vai, e hai anche un minor in piccio durante le manovre, perché questi qui sono lunghi, quindi comunque ti servono spazi. Per esempio, per arrivare a fine campo qua, io devo uscire in sto strada e poi devo fare l'inversione, mentre invece con l'arreggiatore, ovviamente senza usare altre cose, con l'arreggiatore più o meno te la cavi, ecco, diciamo così. Ci mettiamo un'altra volta allineato. E questo è alla fine il discorso. L'arreggiatore per certi versi è ottimo, però qua non ho capito una cosa. Aspetta, mi sa che non mi sono allineato bene. Mo faccio così, abbasso, Alt X. E vedi, perché per esempio mi dimentico che c'è la coda che va nell'altro verso, quindi sono sempre tentato a tenere il lato più stretto, diciamo così, il lato a stare sul lato già lavorato, mentre invece con questo devi stare in questo caso al lato opposto. E infatti io volevo mettermi sulla linea aperta, ma in realtà mi devo ricordare che essendoci l'offset, diciamo, non è precisamente non è lineare il discorso, allora devo tenere la linea rossa. Però è ottimo, esatto, infatti boh, io ci devo fare l'abitudine, perché ieri quando l'ho provato con la lavangatrice da 3 metri, è lineare, quindi quella lì sapevo che dovevo rimanere sulla linea verde e più o meno stalla, ma qua in questo caso qui con l'aratro è una rottura di scatolette, perché è spostato tutto caos. Beh, che questi mo sono i contratti, quindi diciamo non va ad influire sui
su ciò che vai a fare sul terreno. Allora, se mo mi metto qua, ok, mo ho posto. È ottimo Gippo, guarda. Vedete, è la prima volta che la sto provando, però non la lascerò più. Cioè, è comodissima. Io per esempio con la rotola da 3 metri, questi attrezzi da 3 metri, più o meno so che c'è la corrispondenza, ad esempio, o nel caso di questo mezzo qui, il parafango, prendo in considerazione la linea, quella, diciamo così, quella nervatura, quella linea che sta fra la parte piatta del parafango e il deflettore laterale. E so per esempio che con attrezzi da 3 metri deve stare sul bordino del musetto del vano motore, perché il trattore orientativamente è largo 3 metri più o meno. Quando sono tipo 3 metri e mezzo, 4 metri, allora ad esempio si sposta a 4 metri sulla parte finale del parafango, per farti capire, quello interno della ruota, quindi verso il vano motore, 4 metri. Poi 4 metri e mezzo va un po' più di là, insomma, così. Può darsi che man mano che andranno a fare le modifiche, insomma, andranno ad implementare queste funzioni, perché credo, poi non sono un modder, quindi per l'amor di Dio, può darsi pure che le rimetteranno un'altra volta. Eh sì, ho detto io con quegli aratri là, con quegli attrezzi lineari, cioè, oramai ci ho fatto più o meno l'occhio, per cui potevo lasciare un baffettino così. Però ovviamente sti terreni, siccome sono sconnessi, allora il lavoro non diviene mai preciso. Ti capita sempre che quello che nella realtà saranno una decina di centimetri di terreno non lavorato. E allora, che poi qua alla fine, tutto sommato, non te lo fa notare perché è poco, però quel poco nel tempo è tanto, specialmente mo che sto aspettando che cresca il frumento. E mo sti sassi piano piano me li porto nel silos multifruit. Faccio il lavoro con la mod per creare la calce viva e risparmierò un sacco di soldini, che poi sto utilizzando la mod che mi permette di prendere i sassi anche dai contratti, diciamo, ai terreni che non sono i miei quando li vado a lavorare. Che mi pare si chiama una cosa tipo stun, qualcosa del genere. E almeno così recuperi. Allora, rialliniamoci. Quindi abbassiamo l'attrezzo, riepilogando. Abbassiamo l'attrezzo, poi attiviamo il GPS, quindi l'assistance con Alt X, scusate, ecco, consentite sti beep, e poi in questo caso qui, per comodità e un po' per pigrizia, usufruisco della guida assistita. Questo, beh, sa un bel po' di. Su questo campo qui c'è un bel po' da prendere di sassolini. Che questo, su questo campo qui, se non mi sbaglio, all'inizio pure ci ho fatto. Ho trebbiato qua, sì.
Comunque Farming 22. Ah, comunque tu l'hai visti gli altri mezzi che hanno implementato, Gippo? Ma hanno messo una marea di mezzi. Di defu, poi i mod stanno arrivando. E ti faccio vedere a volo a volo. Aspetta, che se non mi devo fermare. Allora, facciamo così a volo. Tipo per esempio. Aspetta, se va a finire mi va. Allora, mo mi fermo un attimo. Ah, ok. Io l'ho visti da Robimel. Sai, quando una cosa mi giro YouTube e vedo un pochettino dove riesco a trovare le informazioni. Cacchio, guarda chi stava a te cagasut. Scia miseria. Mamma mia. Penso che il mezzo non era nemmeno mio. Ah, ecco perché si sono fermati. Perché sapevano che il mezzo non era mio. Qui, che ho fatto? Sapendo che il mezzo non era mio, la macchina si è fermata. Adesso, per esempio, più o meno. Con questo GPS più o meno può rispecchiare il sistema di guida che sta qua. Cioè, in basso da qualche parte qua. Quello che si vede a destra. Però avrebbero potuto anche farlo un po' più realistico, insomma. Vedremo se i modder creeranno per quanto riguarda tipo la trebbia, raccogli patate, barbabito, queste cose qua. Il fatto che il monitor ti fa vedere comunque a terra quando passi con la lama. Così come ti fa vedere anche a che punto sta il carico dietro al cassone, tutte queste cose qua. E intanto mo sto iniziando a capire perché mi pagano 10.000 euro qua. Perché è un gambetto bello grosso, eh. Anzi, come dicono gli amici toscani, grandino. Quindi abbas, andiamo un po' più avanti, abbas, control X e cruise control. Beh, almeno così il lavoro diventa, non dico una vacchia. Oh no, Gippo. Bitti, di cosa ne pensi di questa GPS? Allora, control S. Allora, control X. Il control X attiva la guida GPS. Sta scritto. Quindi sì, la guida assistita dovrebbe essere. È ottimo, guarda. Infatti, prima, quando lavoravo sul campo 38 e 39, dovevo sempre rifilare un pochettino. Invece ieri, prima di, così, a perdita di tempo, prima di venire in live stamattina e provare il GPS, insomma, far vedere l'utilità del GPS, mi sono fatto un po' di lavoretti offline, off camera, quindi ho cercato di imparare un pochettino qualcosina prima di farlo vedere, pure per evitare di fare figuracci.
Ecco qua, ora mi ha capito la linea rossa. Andiamo un po' più avanti. Nella realtà, se metti l'aratro qua, ti strappa tutta l'erba. Allora, con Alt X, ok, cruise control. Lavoro preciso. Ovviamente il GPS o la GPS è un costo di 15.000 euro sul mezzo, però non ti stressi più, almeno sei sicuro che il lavoro lo fai molto molto più preciso, senza tantissime sbavature. Del bicarbonato di sodio. Me la sono cantata e me la sono suonata stamattina. Ah, ragazzi, interessante. Scusate, ma qua ogni tanto dobbiamo fare cucù e tì. Allora, ci allineiamo, abbassiamo, Alt-X, Cruise. Mamma mia, però aratro da 4 metri e mezzo. Qua ci vuole come minimo l'aratro, quello grosso grosso, da mi pare 12 metri. Vediamo un po' quando è questo. Se c'è 7 metri. Questo è da qua. Ah, 4 metri e mezzo. Ah, a proposito, qua ci sta quello da 9 metri. Ecco, un aratro del genere. Vedi, questo è comodo. Prima c'era da 6 metri, ma hanno messo pure da 9 metri. Beh, questo dopo lo devo prendere. 9 metri lineari, ma capito tu che fai un lavoro proprio. Ci ho pensato. La prossima volta, il prossimo contratto che mi capita, mi chiede la natura. Prendo quello lì, lineare, sta bello attaccato al mezzo, quindi devo prestare soltanto attenzione alla distanza laterale. Ui. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Questo ti ho detto, Gippo, questo è il campo che io vorrei acquistare. Però non so se farci una farm all'interno. Stavo pensando, perché diciamo che lo spazio di là è poco nel terreno quello lì classico. E quindi, però, mi servirà sicuramente, mi serviranno anche dei campi grandi, mo che inizierò a quando monterò il pollaio, ma soprattutto quando inizierò a mettere le stalle per le mucche. Là veramente dovrò fare scorte e scorte di cuse, quindi farò quintali e quintali, anzi tonnellate e tonnellate di gigachili di inzirate, queste cose qua. Allora, la mappella francese. Come si chiama sta mappa? Quella francese e l'europea. Il campo è il 36 e
non è grandissimo, ma non è nemmeno piccolissimo. Il campo 37, per esempio, è ottimo perché non è grandissimo, però ci fai, è abbastanza lineare. In un altro profilo l'ho provato, ci ho lavorato sopra. Promette bene. Diciamo che è un buon rapporto dimensioni e produzioni. Poi su quel campo lì, praticamente ci ho seminato con, mi pare, 800 litri di semi con la seminatrice, quella lì che su questa mappa danno di default al gioco. È ottima. 800 litri senza niente sul 37 là. 600 litri ci ho piantato il 38 e il 39 e mi sono avanzati un 10% di semi, 10-15%, quindi è ottima per i campi piccoli o medio, medi, massimo. Poi le altre seminatrici e piantatrici ti mettono pure il fertilizzante, quindi comunque se non ti fa perdere il contenuto dei semi, per cui se tu ad esempio fai la farm bio come intenzione di fare io, i piani bio, e allora ecco che ti occorre prestare attenzione a queste cose qua. E quindi quando non ti serve il fertilizzante, ma ti serve il concime, non, purtroppo non devi far riempire più di quel che puoi fare. Allora ho dovuto cambiare due piantatrici perché il contenuto, la quantità di semi era molto ridotta. Si può dire che le ho provate quasi tutte le piantatrici e seminatrici piccole medie, però quella lì di default, ribadisco il concetto, è un ottimo prodotto, consuma poco. Lacun, qual è? Aspetta, fammi vedere un attimo. Seminatrice Lacun, questa qui dici? Quella da 50.000? O questa da 67.000? Quella lì all'erpice. Pare che si chiama Arpice. E poi c'è pure c'è due. Ok, quindi questa qua c'ha sia l'erpice che la seminatrice incorporata. Quindi tu devi ricordarti di accendere l'una e l'altra. Poi devi abbassare dall'erpice, quindi quello centrale. Non ti seminava. In che senso? Strano. Aspetta, se ce la faccio con il tempo, vado a farci un attimo una cosa. Allora, io ce l'ho qua, ce l'ho. Esatto, mo ti faccio vedere una cosa, guarda. Mo io attacco e ti faccio vedere una cosa. Quasi sicuramente hai attivato solo l'erpice. Là, vai avanti. Allora, se adesso vedi, adesso ci ha selezionato l'erpice, quindi si accende. Vabbè, io
Vabbè. Ora non ricordo se ho messo la mod per accendere contemporaneamente, però devi ricordarti che... No, questo va. Funziona. Ma quanto tempo fa? Perché ora che mi hai fatto riflettere, che se mi hanno rilasciato l'aggiornamento. Può darsi pure che era un bug e quindi mo l'hanno corretto, perché mo stranamente. E dico stranamente, ecco, vedi per esempio per abbassare devi selezionare l'erpice. Ecco qua. Lo lascio qua il mezzo. Quindi capito? Devi... Quando devi fare... Comunque mi sa che hanno con questo aggiornamento hanno fatto una cosa eccezionale veramente. Cerviato, capriolen. E comunque bellina sta mappa, sai, tipo all'inizio ne ho sentito ho sentito un sacco di persone non parlarne particolarmente bene di questa mappa, invece è complicatuccia perché insomma c'è la parte alta, là, alta di là, però a me piace sinceramente. Jasmine Crevier. Speriamo che non sia... Ok, quindi abbassiamo. Alt-X. Cruise control. Tu dici l'italiano quello lì di Farming 19 per caso, che ora non ho sempre qui su 22, che mo per il momento mi sono soffermato su questa qua e sulla Elegra, quindi sì, ma forse ho capito quale dici. Dipende da uno, dipende da uno se si adatta o meno. Ok, allora ho capito quale dici. Quella era un po' più complicata. Se ho capito bene quale dici. Quella che hanno fatto la demo, per intenderci. Era... beh, quella lì era una vera e propria opera d'arte. I terreni sui pendii, insomma, i terreni in pendenza, tutte queste cose qua. Sì. Infatti io per esempio, per lavorare, quelle poche volte che mi ci sono messo su quella mappa, ho dovuto scaricare da siti esterni le 3B autolivellanti, perché con quelle lì di Defun che ci potevo fare granché. Erano belle tutto, però quando acchiappavo alcuni punti dove il terreno era un po' bosco sceso, un po' non perfettamente piano, la lama non riusciva a tagliare, o con la seminatrice non riuscivo a piantare per bene. Però è stata fatta bene, boh, magari per questioni di peso, forse perché la mappa mi pare che superasse i 600 mega di peso sull'hard disk, perché quella lì se avessero, e sono sicuro che avrebbero voluto anche farla molto più estesa, però capito che peso avrebbe avuto. Che è un capolavoro quella mappa, eh.
tutte quelle stratine per arrivare alle masserie là. Guarda, con Nick e Robbie Mel e Miticaccio mi ha fatto appassionare quella serie. Io per esempio non sono mai stato capace di portarla avanti, però loro l'hanno fatta veramente. Non so se l'hai visto le serie su YouTube, l'hanno fatta. Ok, vai tranquillo, vai. Ma nel frattempo qua ci sistemiamo un'altra volta. Abbasso. Quando stiamo, vediamo un po'. Abbiamo quasi arato il 50%. 10.000 euro meno, 1.000 qualcosa. Vabbè, me ne faremo una ragione. Per il prossimo attrezzo deve essere un aratro. O quantomeno. Questo qua. Lo prendiamo da 9 metri. Anzi, quasi quasi. Lo prendo pure, 320 cavalli, se mi sbaglio. Se non mi sbaglio, 374, ok. Ce l'andiamo a prendere, starato da 9 metri. Si piega pure, quindi. Eccolo qua. Così. Per i prossimi lavori qua avremo un signor aratro. Ah, in tutto questo però e boom. Quindi probabilmente questo doppio beep ci avvisa, ipoteticamente potrebbe anche avvisarci che il segnale, il GPS, quindi la guida si è disattivata. Probabile. GPS ottimo. Quindi, riepilogando, per attivare il GPS, quindi per accendere il GPS con le lucine blu azzurrine che trovate in basso, si preme il tasto Alt e C. Alt C, quindi accendiamo il GPS. Poi si apre il menu con Ctrl ed S. Dopodiché si seleziona la voce punto A e B, ci si mette bella allineati e come dice Robby Man nel suo tutorial bisogna andare dritti dritti per qualche metro. Poi si preme punto B, si scende poi nella parte sotto, anzi mi sa che si fa prima su, settatevi tutti i parametri degli attrezzi. Inserite se volete o meno la guida assistita, quindi poi tornate indietro nella pagina e settate punto A e punto B. Quindi andate dritti dritti, altrimenti i dati inseriti nel GPS non saranno buoni e quindi vi farà un lavoro non proprio buonissimo. Ecco qua. Alt Z si attiva la guida assistita. In questo caso, su questo campo qua, ho preferito inserire la guida assistita proprio perché i campi non sono perfettamente pianeggianti. So I was talking about how to use the GPS. So you have to, if you want to, you must first download the mod and install. Then you have to
Press Alt and C key to switch on the GPS. Then you have to press Ctrl and S to open the menu. Then you have to set up a few information. The first thing that you have to do is to open the second menu and use the command of automatic distance of the of your rhythm. Then you have to decide if you want a self steering guide or not. Then you go back in the first part of the menu. You have to stay so close to the line of the border of your field. Then you have to press and check if is it's selected spot A and B. You must go straight and then you have to run for a few meters, but remember, try to stay straight as possible. Then you can save the parameters, and you have and you will enjoy and to stay relaxed while working on the fields. Alors, j'étais en train d'expliquer comment utiliser la mode de la GPS. Première chose, il faut la télécharger. Vous la trouvez dans la mode app. Puis, quand vous devez installer la GPS sur le tarté. I was forgetting that you must install the GPS at the mechanic, so you must to have this. You will pay 50,000 credits and you will enjoy and feel free to relax while working. Alors, excusez-moi, j'avais oublié de dire la chose qu'il faut acheter et installer la GPS sur le tracteur. Donc, vous vous approchez au bord du champ, vous tapez le bouton Alt plus C, puis il faut ouvrir le menu avec les touches CTRL plus S. Vous allez, quand vous ouvrez le menu, vous devez aller dans le second menu. Puis, il faut sélectionner la longueur de ce que vous avez attaché derrière le tracteur. Donc vous appuyez sur la touche automatique, là je me rappelle pas. Puis si vous voulez la guide assistée, vous allez sélectionner sur le menu dans votre gauche, puis vous tournez derrière, donc vous mettez précisément au bord du champ. Assurez-vous qu'il y a active la fonction A et B, A, B, puis vous tapez sur la touche A, la fonction A, vous allez faire quelques mètres, mais essayez, il faut aller tout droit, puis donc vous pouvez faire si quelques centimètres, puis vous arrêtez, vous appuyez la touche B toujours dans le menu,
Et donc, vous allez préparer la GPS pour sur un champ. Puis, après, il faut toucher. Donc, vous allez vous retourner sur le champ. Vous allez préparer votre tracteur. Si vous avez sélectionné la guide assistée, vous devez taper la touche Alt et X, et puis accélérer et ou utiliser le cruise control. Vous ne devez pas toucher nul. Donc il faut faire comme ça. Mais si vous préférez le faire manuellement, vous devez suivre la ligne, normalement, la ligne verte. Si vous avez quelque chose comme ça, donc, vous devez suivre la ligne rouge. C'est ce qu'on appelle l'offset. Et voilà. Eravamo al 50%, stiamo a oh, 58. La fascia di bicarbonato di sodio. Io non sto toccando niente, quindi è la guida assistita che provvede eventualmente ad apportare, no, ad apportare eventuali correzioni durante la guida. Quindi riabbassiamo, CTRL Z, cruise control. Fa tutto da solo. Poi per i prossimi contratti, siccome ho acquistato un bella aratro da 9 metri ed è lineare, quindi non abbiamo nemmeno il problema della profondità dell'attrezzo. Non dico che sarà una passeggiata, ma giù di lì. E questi sassi ovviamente io li vengo a prendere. Molto molto comodo questo GPS. Gli ho lasciato un baffetto. Ogni tanto il GPS fa il doppio beep. Forse ci arriva, ci avvisa probabilmente quando arriviamo a bordo campo, mi sa. Ecco, adesso è sganciato, ci avvisate che non è più lui a gestire il mezzo, ma ecco qua, linea rossa. In questo caso qui abbassiamo l'aratro, CTRL X, Alt X, cruise control. Ottimo, direi che, essendo anche la prima volta che sto utilizzando la funzione del GPS qui su Farming 22 in assoluto, ovviamente, quindi non l'ho nemmeno utilizzata su Farming 19,
Devo dire la verità, ritorna e torna molto ma molto utile. Molto utile. Soprattutto per chi, come me, non ha dimestichezza con questi aratri che hanno l'offset, quindi così, insomma, con la guida assistita non avremo problemi. Compensazione automatica fatta dal GPS, quindi se c'è il terreno un po' di pendenza ci pensa lui. Poi c'è sempre l'opportunità per farlo manualmente, diciamo che l'ho fatto su campi un po' più piccoli, sui campi che io ho in farm di là. Ci alliniamo qui, abbassiamo l'aratro, CTRL ALT X, no, CTRL ALT X, cruise control, e il mezzo va dritto. Wow, ottimo. Su questo mezzo l'ho trovato già di default, ovviamente questo qui, questo mezzo è il mezzo che mi ha messo a disposizione il proprietario del campo. Zero nove, il campo è 26. Quella for Daniele, carissimo, buongiorno, come stai? E bentornato nel canale. Oggi finalmente mi sto godendo questa mod della GPS qua. Pensa che non l'ho mai utilizzata nemmeno su Farming 19 in quasi 3700 ore di gioco. E me ne sto pentendo. E sono su PC, eh. Ma veramente è qualcosa di incredibile. Cioè i lavori qua, tutta molto ma molto più precisi, minor stress qua. Anche tu sei nuovo all'utilizzo della GPS oppure già hai avuto esperienze su Farming 19? Allora, attiviamo la guida, aspetta, allora, quindi CTRL S, ecco qua, andiamo avanti, ecco, abbassiamo l'attrezzo e sta giù, cruise control. Ah, ok, ecco, speriamo che almeno la mod della Jeep, ma è disponibile su console il GPS, perché se è così te lo consiglio vivamente, specialmente su campi enormi qua. Tu devi soltanto impostare 4-5 parametri. Ma su Farming 19 quindi pure non c'era la GPS, che non sono esperto, quindi sarà una script come stanno le cose. Peccato. È un peccato perché è comoda, comoda, comoda. Ah, ok. Diciamo che io per godermi a meglio Farming anche il 19 ho fatto praticamente tutto io, tranne in alcuni casi in cui mettevo gli operai, ma era una mappa tedesca lì, c'era un campo tipo questo qui 36, erano tre campi che avevo unite là, sì,
Diciamo che per fare economia e quindi permettere all'azienda di acquistare, azienda, boh, diciamo alla fattoria per permettere di acquistare stalle, queste cose qua, ho sempre, diciamo così, badato al sodo e quindi gli operai poche volte l'ho utilizzato. Anche se alla fine non è che poi costa tanto l'operaio, beh, pure è giusto come dire che fai esperienza, impari queste cose qua. Vabbè, questo sì, boh, soprattutto non so se tu giochi anche con il 22, però mo con il 22 siccome c'è la possibilità di fare il crossplay, quindi puoi interagire anche in multiplayer con giocatori che magari non sono su PlayStation, magari sono su Xbox, stanno su PC, insomma, è una cosa buona. Io per esempio ho un amico Fernbus08, non so se lo conosci, però per esempio a lui mi è capitato che aveva bisogno di un aiuto su Farming 19, potevo dargli un consiglio così a voce o scritto, però adesso per esempio mi è capitato anche altre volte di andare in multiplayer con lui e quindi gli ho dato una mano. Ah, i piani. Ah, sì, i piani bio. Lo sai, no? Che non so se te l'ha detto, lui c'ha proprio un'azienda agricola. I prodotti bio. Azienda bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. Ogni tanto faccio anche lo spot pubblicitario qua durante le live. Ah. Mi pare anche l'amico la zappa storta e mi pare pure Jason Farm, mi pare che pure loro hanno un server privato, se non ricordo male. Costicchia qualcosina, però effettivamente. Ma gli vuole anche un computer, penso, diciamo così, che permetta di poter gestire, insomma, il tutto, connessione, queste cose qua. È una bella cosa con il server. Io su Farming 19 leggevo di questi server che si potevano noleggiare. Però sai, poi non è che il multiplayer l'ho utilizzato tantissimo. Maggior parte l'ho utilizzato in single player per fare le live, quindi non ho approfondito più di tanto, scusa, l'argomento, però è una cosa per chi veramente è appassionato a sé, sai, un server privato è un must have. Non so se conosci Jason Farm. Comunque lui per esempio è uno che su Farming ti sa dire tutto. Infatti io lo definisco il maestro di Farming. E per esempio da lui, quando ho dei dubbi o cose del genere, siccome sui forum a volte ci sono quelli che parlano senza conoscere realmente l'argomento, quando è una cosa vado da lui e gli chiedo dei consigli. Non so se lo conosci eventualmente. Sì, insomma, sei appassionato a farming e ti vuoi veramente documentare su qualsiasi cosa, vai da lui, che è veramente una persona preparata, umile e poi tra l'altro
Non si crea problemi a darti dei consigli o eventuali trucchi su come poter migliorare il raccolto, queste cose qua. E con lui io si è fatto qualche miglioramento, al di là del fatto, insomma, che mi sto. Grazie, grazie. Diciamo, al di là del fatto che uno può fare esperienze, però è sempre bene confrontarsi con chi ne sa veramente le cose. E adesso fa tutto da solo. Che poi nella realtà pure esistono questi sistemi di guida, perché ho visto il video di un ragazzo, uno youtuber, che è un'azienda agricola, insomma, eppure lui installava questo sistema di guida barra GPS sul suo trattore datato, e infatti ha smontato il volante, ci ha piazzato questo sistema elettronica e poi ci ha ripristinato pure il volante. E dice proprio questo, che è proprio comodo per fare i lavori con precisione, quindi magari soprattutto per evitare uno spreco quando vuoi devi fare la semina o la pianta o devi piantare, sei più preciso sui lavori. Poi ci sono quelli che sono precisi a occhio, però dalle mie parti si dice master watch, master capocchio, nel senso che c'è qualcuno che magari non è proprio preciso, preciso. Con l'aiuto della tecnologia, insomma, si riesce ad essere molto più precisi. E non ci passo sto GPS. Ma devo vedere quando è che fanno uscire l'aratro, quello da 12 metri, perché quello è veramente molto molto utile. Specialmente ti faccio vedere, non so se conosci sta mappa, il campo 26 non finisce mai, mamma mia. Mi pare 2 o 3 settimane fa feci una live e dovevo arare quel campo lì. 2 ore praticamente solo per arare un quarto del terreno. Comunque ci ho impiegato nella vita reale, poi me lo sono portato avanti per un paio di giorni perché, diciamo così, in quel periodo non portavo la mattina farming, quindi me lo lavoravo con calma e poi arrivavo all'appuntamento del sabato pomeriggio che già c'avevo il campo preparato, e io ci ho impiegato 8 ore. Infatti perciò ho detto quel campo non lo comprerò nemmeno mai, mi basta il 36 che sta abbastanza vicino alla farm qua, e poi più che sufficiente. Cioè, sono un'ora e mezza qua e sto al, mo dico subito, vabbè che l'aratro è piccolo, sto al 73%. Insomma, è bello grandicello, però sta aratro è da 4 metri e mezzo. E infatti ho scaricato un'altra mod. Ora te la faccio vedere, non so se ci sta pure su console, comunque è un aratro. Il classico Lizar, quello lì di Farming 19, che però hanno fatto due versioni, la versione da 6 metri e poi la versione da 9 metri. Il lineare tra l'altro è questo, me l'ho acquistato già, solo che mi finisco il contratto con questa attrezzatura, poi alla prossima occasione il trattore ci sta, l'aratro pure, ci mettiamo piano piano e ci
iniziamo a utilizzare quell'attrezzatura là. Quindi abbiamo detto Alt X, in questo caso c'è l'offset, quindi non dobbiamo metterci con il centro del mezzo sulla linea verde che si intravede a sinistra, ma sulla linea rossa. Infatti adesso si allinea là, perché l'attrezzo non è lineare, diciamo così, ma c'ha una sporgenza. E quindi lui, in base a questo, in base a tutte le informazioni che gli ho inserito, lui poi mi fa il calcolo e mi dà anche le traiettorie vere. Quello che dovrebbe fare questo schermino qui, che diciamo è prettamente estetico, adesso lo fa la mod del GPS. Ma che strana suoneria c'ha. Senti? Un clacson un po' troppo chiuso. Mi sarei aspettato qualcosa tipo le trombe bidonali. Un mezzo così possente, un semicingolato si può definire, si potrebbe definire. Cioè, guarda, a confronto il come si chiama il clacson del Sio, del Ciao, della Vespa, ti parlo, quella lì a due tempi avrebbe fatto molto molto più rumore. Siamo quasi arrivati. Eh sì. Ah, poi ovviamente tu nella funzione questa del GPS puoi anche cambiare orientamento. Quindi metti il caso che stai andando in un verso, in un senso, e ti rendi conto che magari non riesci a fare manovra perché c'hai una retro da 4 metri o da 10-12 metri. Nelle impostazioni c'è una funzione che ti permette di lavorare il campo, ti cambia l'orientamento di 90 gradi. Schiacci quel pulsante lì, stando sempre sulla linea qua, sulla linea di riferimento, e lui ti traccia le linee sull'altro verso. Daniele, secondo me, no? È meglio che ti fai un PC, e così almeno te ne vedi bene. No, scherzi a parte, mi dispiace soltanto per voi, insomma, che state su console, che non potete, o meglio, avete una limitazione dal punto di vista delle mod. Oh, Gippo, com'è andata? Hai risolto il problema? Anzi, il problema, come dicono alcune persone dalle mie parti qua. Spero che sia andato tutto a posto, insomma, nulla di particolare, diciamo così. Jeepen, Jeepen, l'incorreggibile Jeep. Jeepo, ma io e te comunque. Io ce l'ho, vabbè, Jeepo, è un tempo un po' particolare. Diciamo, fondamentalmente stiamo un pochettino tutti quanti un po' meno rilassati del solito, eh? Però poi fortunatamente ci sono persone educate, insomma, che spero sicuramente saranno persone educate che ti sono venute, che ti hanno chiesto un aiuto, altrimenti sicuramente avresti, come dire,
lanciato qualche tazzina di caffè per aria. Allora, Gippo, a proposito del fatto di cui ti avevo accennato per il 31, no? Ma siccome la zappa mi ha detto che sarai impegnato tutta la giornata, ovviamente. Non tutte, Ducate. Beh, questo sì. Ci vuole pazienza, ho lavorato pure io nel pubblico, quindi ne so qualcosa. E dicevo, per quanto riguarda Renzi, no? L'ultima puntata, cioè l'ultimo appuntamento del 2021. Stavo pensando, ovviamente, questo nel limite delle vostre disponibilità, di ospitare voi nel mio ranch. Allora, muovendo un attimo il calendario. Allora, il 31 è di venerdì. Io lo porto il giovedì. Ranch Simulator normalmente nella programmazione. Io invece di farlo il pomeriggio, se poi ne parlo pure con la zappa, vorrei farlo la sera, dove poi a fine live, o magari potrebbe farlo la zappa storta, magari posticiparlo a lui il giovedì e utilizzare la famosa sorpresa che tu hai visto ieri a fine live con il nuovo aggiornamento là. Secondo me sarebbe una cosa simpatica pure per chiudere l'anno, ma diciamo così. Tu, se eventualmente si potesse fare sta cosa qua, ovviamente, sempre tempo permettendo e organizzandosi con Zappa. A te piacerebbe fare sta cosa? Io poi ne parlo pure con lui, gli faccio sta proposta. Così invece del 31 lo facciamo il 30, ci anticipiamo di un giorno, almeno facciamo tutto il festeggiamo in grande stile, poi il 31 si sa che è una giornata un po' così, quindi poi tramite WhatsApp, tramite il gruppo ci facciamo gli auguri. Ah, vabbè, tu hai visto, no, l'ultimo aggiornamento, la neve nella stalla. Io guarda, la neve nella stalla là è stata qualcosa di incredibile, però la cosa che mi ha fatto sorridere poi, quando ho finito la live e sono andata verso il paddock dove c'ho il cavalluccio, praticamente il cavallo si era mimetizzato in mezzo alla neve, quello è il cavallo che ho preso era bianco, no? E dice, ma chi sta lo sta? Napoleone, gli devo mettere il nome Napoleone. Non riuscivo a trovare. Sono andato a vedere, stava dormendo, stava appoggiato a terra in mezzo alla neve. Mamma mia, ho detto che sta mo mi è scappato pure il cavallo. E mi è costato pure caro, tra l'altro, il cavallo. Mi sa che l'ho pagato più di 12.000 euro, mi sa, eh. Però bello. Il primo e ultimo cavallo che prenderò. E poi ovviamente con l'aggiornamento della mungitrice, la macchina mungitrice automatica, è un'ottima cosa veramente. Metti la latta sotto, poi te porti il carrellino in giro. Attacchi le come si chiamano? Le pompette, diciamo così, alle mammelle delle mucche. E poi non deve fare altro che accendere e fa tutto da solo. Si accende
Quindi parte e si ferma automaticamente. E questa era credo fosse l'aggiornamento di dicembre, mi sa. Vabbè, oltre alla neve, e quindi diciamo oltre alla Christmas versione natalizia del gioco. E poi sul server Discord degli sviluppatori ho proposto, beh, sia la possibilità di piantare di nuovo gli alberi e sia un'eventuale opportunità di poter coltivare qualcosa, quindi pure un pezzettino di terra piccolino che tu te lo coltivi, almeno così uno non fa sempre le stesse cose. E gli agipen. Poi vedi alla fine noi più o meno siamo pazienti, quindi bene o male una partita a settimana ce la facciamo con sul Renshi almeno. Però per esempio altri streamer per esempio l'hanno proprio abbandonato perché magari giustamente si aspettavano un aggiornamento imminente. Però poi capito, ti arriva l'aggiornamento e tu manco lo sai. Però ti ho detto ero partito all'inizio che era un po' di dubbando, ho detto piglio non lo piglio su range, poi è questione di avere un po' di fantasia e di organizzazione. Infatti non so se c'eri pure tu in live, comunque poi alla fine la casa dei miei sogni l'ho trovata, era la più cara. Cioè la casella del gioco era la più cara, però è una soddisfazione perché sia nelle live che nelle registrazioni di Miticaccio e di Nick, ma pure di Robbymel e Nora 24 ne ho visto veramente un sacco di un sacco di cose divertenti. Robbymel soprattutto mi ha fatto morire da ridere là. Almeno che stanno lavorando sui bug perché prima dell'aggiornamento questo qui di Natale ne avevano fatto ancora un altro aggiornamento, mini aggiornamento. Questo sì, forse da questo punto di vista qua Range ha perso un po' di pubblico perché forse è un po' non molto veloce, diciamo così, nel rilascio di aggiornamenti di queste cose qua. E ci siamo noi, pubblico di nicchio, popolo nicchio, scusa, popolo della nicchia qua, che ci divertiamo comunque lo stesso. Vabbè che noi parliamoci chiaramente, Gippo, siamo nati pure in una apparteniamo pure a una generazione che è venuta dal nulla, nel senso che tutta questa tecnologia noi non l'avevamo quando eravamo pischelli, noi diversamente giovani, per cui un po' di vendiva ci viene. Magari chi è nato con un po' più tecnologico, magari. Non è che non ha inventiva, ma diciamo che il lampo non gli viene subito, magari ci pensa e poi dopo gli viene. Però noi che ci avevamo noi? Io ho qualche anno in meno a te, mi sa. Ne ho 4 in meno alla Zap, quindi siamo quasi coetanei, per cui più o meno quel periodo l'abbiamo vissuto, quello dei primi anni 90, a cavallo anche con la fine degli anni 80. È questione, poi vabbè, per questioni anche di organizzazione del canale ho dovuto poi all'inizio iniziare a programmare
Poi dopo sul ranch, man mano, mi sono venute delle cose un po' strambe. Però è comunque divertente. Ovviamente chi gioca a farming e vuole approcciarsi al ranch, beh, io gli direi, se è una persona che si adatta, insomma, va bene. Ah, quindi sei ancora più diversamente giovane, non ho capito, Cibo. Scusa, scusa per la domanda invadente. Diciamo che la maggior parte di noi siamo nati prima degli anni 80, va? Qui là abbiamo fatto appena, mi pare, il 5%. Però comunque alla fine poi su range mi diverto lo stesso. Infatti a volte, quando mi è capitato che ero proprio privo, 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 privo di idee, me ne andavo sul range e mi andavo a fare due cavolate. Io l'ho fatto qualche anno dopo, molti anni dopo. Ah, quindi sei. Anzi, allora tu sei più grande di della zappa, come stanno le cose. Quindi tu sei molto. Non si può dire, non si chiede l'età, però diciamo più che 70 sei. Diciamo che sei nato quasi a cavallo con gli anni d'oro della musica, italiana. A fine, non all'inizio, sembra alla fine a cavallo, diciamo così. Diciamo che fra il twist e la disco, avevi intuito allora. Però dalla voce non si sente. Sembri un mio coetaneo praticamente. Pensa che una volta mi è capitato di giocare a Sniper Elite 3 in multiplayer in cooperazione con un nonnino arzillo. Avevo 80 anni. Ma dovevi dire com'era. Com'era forte, quella cosa che mi è rimasta impressa. La cosa bella è che aveva una reattività incredibile. Infatti, quando alla fine, a fine partita, l'ho ringraziato. Quella era praticamente, erano 12 ondate nella quale all'inizio abbiamo fatto quella di resistenza e poi abbiamo fatto la campagna di cooperazione. E quando poi ho finito, abbiamo finito i due cicli di gioco, l'ho ringraziato, ho detto allora, non mi ricordo come mi è venuto a fare una battuta, ho detto vabbè, allora magari la prossima volta facciamo un po' più tardi, perché se avevamo finito abbastanza tardino di giocare, lui mi scrisse: guarda, io in realtà sono molto più grande di quel che puoi pensare. Ho detto, vabbè, quando ce l'avrai? Io all'epoca c'avevo 36, 37 anni, 50, 45. Disse no, io sono un nonnino. Mi disse l'età, 80 anni. Quando mi disse l'età, ci rimasi. Disse, caspita, non ti sembrava proprio. Il primo gioco, vabbè, quello sì, pure io. Poi sono usciti quelli lì nelle sale giochi che si chiamavano quelli nei cabinet, che c'è un termine che si usa per
descrivere quel tipo di gioco. Adesso mo mi sfugge. Vabbè, comunque ci siamo, abbiamo buttate all'inizio di 200 lire gettoni, poi dopo le 500 lire. Tu hai, le avrai messe anche nel jukebox. E pure io qualche... Quando andavo a mare, sì, qualche volta mi è capitato di mettere la monetina nel jukebox. Space Invader. Stiamo parlando della preistoria dei Joy, senza parlare poi del mitico Commodore 64, VIC-20, che altro c'era? Lo Spectrum, poi è nato negli anni 90 hanno prodotto l'Amiga 500, che ce l'aveva mio cugino, e per l'epoca c'aveva una grafica incredibile. Con i floppy disk che io col Commodore 64 di mio fratello per caricare un gioco, mamma mia, che ci voleva mezz'ora. E se ti andava bene, sempre se si caricava il gioco, che poi capitavano dei giochi che non si caricavano e tu dovevi andare a pulire la testina, riavvolgi il nastro, quindi altro che mo sugli SSD oppure fai partire i giochi sui dischi meccanici qua, che a confronto dell'epoca sono molto 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 più veloci. Certo, adesso se dovessi fare un downgrade dell'hardware sicuramente non acquisterei più hard disk meccanici per farci girare i giochi, ma prettamente per come si dice, lo storage, quindi diciamo per conservare i dati, ecco, come archivio dati. Infatti c'è un hard disk da, mi sa, 2 tera, però sto sempre con la paura di che si possa rompere e quindi lo uso proprio poco poco poco, perché pure per recuperare i dati là è vero che non c'ho granché di importante, però tipo gli archivi delle foto, dei video, queste cose qua ce l'ho tutte lì. Goppa all'hard disk meccanica. Quello è il primo modello, quello lì è, diciamo così, quello bianco, oppure quello lì grigiastro, la color cacao, non so se si può definire così, perché so che ne hanno fatte di due versioni se non ricordo male. E io c'ho quella lì bianca, diciamo quella molto simile all'Amiga 500. Quindi parliamo di un quello là che praticamente era metà degli anni 90. Inizia, insomma, quel periodo là. Il bianco, allora ok. Wina, carissimo, presidentissimo, illustrissimo, stavamo parlando proprio di te poco fa, eppure del Commodore 64. Bentornato in live, carissimo, il Lives, proprio di te stavamo parlando. Allora, stavo proponendo una cosa a Gippo e volevo provare a fare una cosa, sempre se per te può andar bene. Io, come ti accennai, avrei voluto chiudere, diciamo così, l'anno, quindi il 31 di dicembre su Ranch Simulator, perché con l'aggiornamento di dicembre, oltre ad aver rilasciato la mungitrice automatica, hanno rilasciato pure delle cose simpatiche. E quindi pensavo, se per te va bene,
Si potrebbe organizzare il 30 sera, magari farlo o nel tuo canale la sera, meglio, mi spiego meglio, siccome mi piacerebbe che partecipassi anche tu all'ultima, diciamo, l'ultimo stream di Ranch del 2021, fare qualcosa insieme la sera sul ranch, e poi alla fine, siccome hanno messo anche una sorpresa, non so se hai visto la mia live, magari vedi alla fine di Ranch, per fare qualcosa insieme, quindi chiudere l'anno. Noi ci anticipiamo di un giorno, insomma, visto che la serie è andata, mi sembra, anche abbastanza bene. Ho visto pure dalle visualizzazioni dei video. Se per te va bene, bravo, perfetto. Allora, capito, no? Questo dici. Alla fine, prima della chiusura della live, potevamo fare un po' di casino, questi fuochi d'artificio. Perché poi alla fine ho pensato a questa cosa, che ho detto, alla fine abbiamo iniziato l'avventura, ho detto vediamo un po' se è disponibile. Poi mi hanno detto almeno così ci divertiamo, facciamo, chiudiamo in bellezza, anche perché poi tu, siccome hai detto che il 31 giustamente è una giornata molto impossibile per te, diciamo così, poter dedicare del tempo per questa cosa qua, allora io ho pensato a questa cosa. Se per te magari può andare bene, ho detto, mi farebbe enormemente piacere. Poi se non si può fare non fa niente, vedo un po'. E pensavo di farlo la sera perché ci siamo un po' tutti quanti. Sarebbe il giovedì, perché il 31 è, mi pare, di venerdì. Ora ti dico, allora, esatto, il 31 è venerdì e pensavo di farla di giovedì di sera, sempre ovviamente, se diciamo così, senza che tu vai a sacrificare qualcosa che magari già hai programmato. Allora si può anche, come dire, anche bypassare, quindi magari faccio finta che ci siete pure voi nella live del 31, però sarebbe bello, insomma, fare un po' di casino alla fine. Pure magari qualcun altro che c'ha il gioco, sai, per fare un po' di casino. Tanto penso che il ranch non. Vabbè, quello ovviamente è una vertì tra gli amici. Beh, comunque è una cosa, fa una cosa simpatica, diversa dal solito, ecco, con il finale scoppiettante. Ah, ok, vabbè, allora se no, se già c'hai impegno, non fa niente. Beh, tu le stai insegnando a farmi, lascia stavamo venendo, allora metto due sagome e faccio che ci stai pure tu. Bravo, soprattutto dopo aver bevuto tanto latte là. Aver mangiato un po' di razione mista, visto che si parla di farming qua. Ma ti ho detto, vabbè, vedi un po', comunque se non si può fare non fa niente, che se tu già hai preso un impegno con lei, insomma, mi sembrerebbe poco educato e poco corretto, quindi. Vabbè, questo sì. Altrimenti, giusto, potremmo anticipare il finale, giusto? Eh sì.
Bravo, ottimo. Si potrebbe anticipare? Esatto, sì. Che tanto io lo faccio il pomeriggio, il giovedì. Eh sì, si può fare. Quindi domenica il 27. Capparogero. Ammazza, poi quanti capelli che c'ha. Ah, mannaggia. Biondino più o meno. Ci siamo a quanto. Ok, perfetto. Così facciamo un finale scoppiettante. Tanto quelle batterie là costano, mi pare, 50 euro all'uno, quindi tu che stai pieno di soldi. Tu che c'hai un sacco di soldini là. No, scherzi a parte, comunque fatti effetti sono molto molto realistici i fuochi d'artificio, eh. Sono fatti veramente bene. Io poi più o meno qualcosina, diciamo così, qualche effetto alle peonie, queste cose qua, ho fatto pure l'effetto cuscino là, che sta per fa puff, bello bellino, bello bellino. Ah, è vero, dai un'occhiata pure alla mia live. Io per esempio, davanti alla stalla del cavallo ho messo lo steccato e ho lasciato il cavallo libero di poter andare sia nel paddock, sia di muoversi all'interno della stalla. Potrebbe essere un'idea abbastanza buona, perché almeno così sa che sta là in mezzo e poi lui si muove, quindi sta in movimento. Ma non so se pure là funziona allo stesso modo come su Farming, che devi cavalcare il cavallozzo, però non è dubbio. E stavolta il recinto l'ho fatto anche in maniera più precisa, quello con lo steccato, che l'altra volta l'ho fatto tutto storto, non mi era garbato un granché. E stavolta Yes, guarda, si potrebbe fare anche magari quando ci si incastra, quando ci alziamo da quel lettino maledetto là. Ma là secondo me è il tetto che ci blocca. Ho la vaga impressione che andando, siccome noi andiamo ci tocchiamo con la testa là sotto, no? Allora probabilmente noi ci blocchiamo con la testa là. Che non si spiega com'è che un po' rimaniamo abbracciati, allora facciamo, dobbiamo stare vicini vicini. E due, secondo me quando esce la mod, quando esce l'aggiornamento con il torello, lo facciamo rincorrere a Gippo. Lo facciamo rincorrere dal torello, dal Rocos de Spagnas. A proposito di Rocco, eh sì, a proposito di Rocco, poi il gallo l'ho dovuto mettere nella gabbietta da solo, perché ogni volta che andavo offline ho cercato di andare a raccogliere le uova. Sono stato attaccato un sacco di volte dalle galline, mamma mia. Quelle sono le galline, non è il gallo che attacca, io ho visto bene.
Appena Galina appena mi ha visto, mi ha puntato, ha detto: ah sì, quando metti la mano qua ti devo pizzicare. Mamma mia, Rocchigno. A me si chiama Rocchigno, tra l'altro. Per gli amici Rucchitiello. Facciamo due cooperative. Eh sì. Al massimo possiamo provare a costruire una specie di poligono, di tirassegno, una struttura dove là dentro poi uno si mette a tirare sui tavoli, sui mobiletti. Una casetta piccola piccola. Ma guarda che il problema è proprio quello, Zappa, il problema è proprio quando vado a prendere le uova. Perché poi devo capire se quelle uova sono state fecondate oppure no. E quindi quando nel momento in cui io poi le voglio andare a riporre, è là il problema. Cioè quelle mi attaccano, vedi che è proprio sono feroci. Perché poi sai, tu lo sai, se ti scordi i pulcini per 2 giorni nella cesta, e quelli ti schioppano i pulcini. E quindi ti tocca comunque andarli a rimettere a posto nel pollaio. Ciao SDI, benvenuto nel canalos KK. Come stai? Fortnite. Bello complicatuccio Fortnite, eh? E allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa lunga mattinata qua. Ho allungato un pochettino perché oggi pomeriggio ho alcune cose da fare, quindi non so se riesco a streamare nel primo pomeriggio, ma molto probabilmente potrei fare lo streaming la sera, però non credo. Anche perché la zappa mi pare che va stasera in live, quindi non mi accavallo, quindi la live l'ho fatta stamattina. Allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati in lives, come dice il mitico Macho King. Vi ringrazio uno a uno. E allora, per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, mi raccomando, non abbandonate il canale perché la programmazione continua. E quindi grazie mille, thank you so much everyone for making me a great company during this live streaming. Thank you so much. And if you are watching this video rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You will watch the continuation of the programmation. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup à tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. Si, merci à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch. Naturellement, à vous, ne quittez pas le canal. La programmation du canal va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, voyons, je vous remercie un à un. Ringrazio la Zappa Sort. Ringrazio Jeep. Ringrazio a tutto quanto, ui, che mi ha fatto una bella compagnia stamattina. Spero che vi siete divertiti. Che ha già fatto spassare un poco. L'appuntamento, come sempre, è per martedì mattina. Ecco, Farming 22, fattoria Fratelli Capone. Mentre invece, domenica mattina, 13 e mezzo, ci andiamo con la mappa svizzera e ci prendiamo un bel caffè con caffè in farm.
Ovviamente l'appuntamento giornaliero con Farming 22 è per martedì mattina. L'appuntamento invece con Caffè in Farm è domenica mattina. E allora, ma c'è qualcuno in live degli amici? No, non c'è nessuno. Allora, mentre mi finisco un attimino questo pezzettino di terreno qua e ci salutiamo alla nostra maniera. Allora, mi faccio un attimo quest'altro pezzettino, completo il contratto. Ecco qua, e infatti ho notato perché prima c'era Wuppalan che la sono andata a salutare prima di venire in Lives. Comunque ci sono ottime novità per quanto riguarda le mod. Ho trovato, non so se te lo ricordi, la zappa, l'aratro, il lizard, quello lì da 6 metri. Ecco, lo stesso l'hanno fatto in versione 9 metri. L'ho acquistato subito. E poi lo proverò sicuramente in questi giorni, anzi sicuramente domani pomeriggio, che c'ho Farming 22 sempre su questa mappa qua. E poi ovviamente eccoci qua, questo è l'ultimo punto, ovvia. E allora approfitto per ringraziare, eccoci qua, tutti, ma proprio tutti quanti voi per la compagnia. Thank you so much for the company. Merci beaucoup pour la bonne compagnie. Se non seguite i canali della Zappa Storta, eccetera, eccetera, scambiatevi un follow di pace. E se eventualmente siete capitati per caso e mossi per curiosità, siete entrati in questo canale e avete guardato questo video o questa replica e vi è piaciuto il modo in cui io sto cercando di creare questo nuovo format, vi sta piacendo e vi sta piacendo, mi raccomando, lasciate un bel follow al canale. E allora, grazie mille a tutti. Thank you so much everyone. Merci beaucoup à tous. Grazie a tutti quanti. È stato buon aiuto.